Il naturalismo è un movimento letterario artistico nato in Francia nella seconda metà del XIX secolo che si sviluppa come evoluzione del realismo, spingendo però la rappresentazione della realtà verso un'estrema oggettività e scientificità. Fondato sul principio che la letteratura debba rappresentare la realtà in modo accurato e dettagliato, il naturalismo si ispira alle scoperte scientifiche dell'epoca, in particolare alla teoria dell'evoluzione di Charles Darwin e agli studi sulla genetica e l'ambiente per spiegare il comportamento umano. Vediamo adesso qual è il contesto storico e filosofico in cui nasce il naturalismo. Allora, il naturalismo si sviluppa in un periodo di grande fermento scientifico e culturale, caratterizzato dalla crescente fiducia nella scienza come strumento per comprendere e migliorare la società. Questo movimento nasce in Francia negli anni 60 e 70 del XIX secolo, in un contesto di forti cambiamenti sociali dovuti alla rivoluzione industriale e all'espansione delle città. La società urbana e industriale diventa uno dei temi principali del naturalismo, che cerca di esplorare le condizioni di vita delle classi lavoratrici, la povertà e l'alienazione sociale. Vediamo adesso quali sono le caratteristiche del naturalismo. Allora, abbiamo il determinismo biologico e ambientale. Quindi una delle idee fondamentali del naturalismo è che il comportamento umano sia determinato da forze naturali e sociali, come l'ereditarietà genetica, l'ambiente in cui una persona cresce e le circostanze economiche e sociali. Gli autori naturalisti credono che l'uomo sia un prodotto delle leggi della natura e quindi cercano di analizzare i personaggi e le loro vicende come se fossero soggetti a un esperimento scientifico. Abbiamo poi il tema del rifiuto della moralizzazione. Quindi, a differenza del realismo, che spesso conserva un certo giudizio morale sui personaggi e sulle loro azioni, il naturalismo, o meglio le opere naturaliste, tendono a presentare i fatti in modo oggettivo e distaccato, senza imporre o voler imporre una morale. Gli scrittori naturalisti si concentrano infatti sulla descrizione accurata e dettagliata della realtà, lasciando al lettore il compito di trarre le proprie conclusioni. Abbiamo poi la tematica della degradazione e della miseria umana. Quindi i romanzi naturalisti spesso esplorano i lati più oscuri e degradati della società, mettendo in luce la miseria, la povertà, l'alcolismo, la prostituzione e altre problematiche sociali. Questo movimento è particolarmente interessato a mostrare le condizioni di vita delle classi più basse e gli effetti distruttivi della società industriale sull'individuo. Poi abbiamo lo stile del naturalismo degli autori naturalisti, che è dettagliato e documentario. Ovvero, gli scrittori naturalisti adottano uno stile che si avvicina al linguaggio scientifico con descrizioni precise e dettagliate. Spesso, infatti, i romanzi naturalisti sono il risultato di un'attenta osservazione della realtà e di ricerche approfondite sui temi trattati, il che conferisce loro un carattere quasi documentaristico. Abbiamo poi il tema dell'influenza della scienza. Il naturalismo si ispira fortemente ai metodi scientifici, in particolare al positivismo, che promuove l'idea che solo attraverso l'osservazione empirica e l'esperimento si possa comprendere la realtà. Gli scrittori naturalisti cercano di applicare questi principi alla letteratura, trattando i personaggi come soggetti di un'indagine scientifica. Quali sono i principali esponenti del naturalismo? Allora, il principale esponente è lo scrittore francese Émile Zola, che con i suoi romanzi sperimentali cerca di applicare i principi scientifici alla narrazione. La sua opera più famosa, Le Rougon Macquart, è una serie di 20 romanzi che seguono la storia di una famiglia attraverso diverse generazioni, analizzando come l'ereditarietà e l'ambiente influenzino il destino dei personaggi. Altri autori francesi associati al naturalismo includono Guy de Maupassant e Alphonse Daudet. In Italia, il naturalismo trova un corrispettivo nel verismo, con autori come Giovanni Verga e Luigi Capuana.
Verga, in particolare, adotta il metodo naturalista per descrivere la vita delle classi popolari siciliane con un linguaggio asciutto e un'attenzione alla realtà sociale e psicologica dei personaggi. Vediamo adesso qual è l'eredità del naturalismo e le critiche che gli sono state rivolte. Allora, il naturalismo ha avuto un impatto significativo sulla letteratura e l'arte del XIX e XX secolo, influenzando movimenti successivi come il realismo socialista e il neorealismo. Tuttavia, è stato anche criticato per il suo determinismo rigido e per l'eccessivo pessimismo nella rappresentazione della condizione umana. Alcuni critici hanno sottolineato che l'approccio scientifico alla letteratura può ridurre i personaggi a semplici oggetti di studio, quindi privandoli di complessità morale e spirituale.